Ragazzi, benvenuti nuovamente qui nella seconda puntata di Ti Tocchiamo, insieme a me, sempre il mio amico Giuseppe Pisani. Giuseppe punto Pisani, c'è scritto qua, sai leggere qua. Simone punto Pisani, la... punto Pisani, sempre, ricordalo, punto, è importante. Tu se non mi sfotto non sei mai contento, no? Cosa andremo a fare? Non lo so. Aspetta, c'è qualche altra missione? Dobbiamo andare in giro, dobbiamo andare a scovare, scavare, cercare qualcuno, non lo so. Dimmi. Ciao, mi trovi scarsa fatiche. Oggi niente missione esterna. Se vi guardate intorno, i vostri cellulari sono ricomparsi e sono funzionanti. Utilizzateli. Trovate dei video e fate capire ai nostri telespettatori come funziona TikTok. E datevi consigli. E condividete con noi le tips per andare virali. Allora, innanzitutto essere se stessi, questa è la base, no? Giusto? Essere se stessi senza nessun velo, nessun... Io lo sapevo che giri e voti tu... Sempre là ti... Mi attacco sempre qua, perché attacca, capito? Dove il pelo duole, no? Sì. Ah, qual è un consiglio che possiamo dare ai nostri amici a casa? Essere se stessi, prima base. Oppure, se si è se hanno delle qualità, creare un personaggio, giusto? Sì, penso che la cosa più giusta sia un buon format, dei contenuti e soprattutto la costanza di continuare a fare quei tipi di video. Che shampoo usi? Bella domanda. Non saprei cosa risposta. Ma dici a me? Gnignè. Io uso solo roba di marca. Calvin Klein. Wow. Io inizialmente usavo i Gaster, sì. Io zero proprio. Mai dall'inizio? No, mai. No, io inizialmente li utilizzavo in base al video, al format che andavo a fare. Quindi usavo spesso tipo, che ne so, capelli, la parola capelli. C'entra niente però. No capelli, al massimo potevo mettere. No capelli. No. Tu non mai hai usato l'hashtag? Mai. Quando creo un video, dico sempre, non è che dall'altra parte scorrono, quindi devi acchiapparli, devi fermarli, ferma un attimo, ti sto dicendo qualcosa. E poi se vuoi andare vai, almeno per 5 secondi devi trattenerli, secondo me. Qualcuno famoso del momento? C'ho un amico che è stato famoso, conosciuto, molto conosciuto, da? Non so se hai mai sentito parlare di Manuè, come vogliamo? Manuè, come dire, come amo! Lo fai bene. Manuè. Stavo facendo il remix. Manuè. Il segreto di Saverio, secondo te qual è? Ha mostrato il suo lavoro in un video. Ha mostrato quello che è. Ti posso fare Homer Simpson senza imitarlo? No, davvero? No. Wow, sì. Homer Simpson. Beh, ti mancano quei due ciuffetti qua e sei a posto. Non abbiamo una penna, un pennarello, qualcosa che lo disegniamo. Non lo so. No. Saverio Riccelli. Che poi il suo cognome si abbina molto, si associa molto alla sua capigliatura. Riccelli. Riccelli. O Zerelli. Pure. Io non l'ho scelto io, di essere così. Pomino Zerelli, secondo me, acchiapperebbe. Vediamo. Guarda Manuel, è tornato da guerra con Carramà. Ecco, vediamo come si piglia. A che ne c'era figato su Carramà, domani? Ecco, vediamo. Voglio, per questo non trovava Manuel, guardate. Era imboscato qua, guagliola. Manuel, vuoi sapere che conviene tu, Ecco vogliamo! Fidanzato Manuele! Manuele, che si veste tutta in Monaco oggi, Ecco vogliamo come si via tu! Manuele! Voglio, guardate a Manuele! Se mi sa già che fa la cravatta, inviato delle iene! Ecco vogliamo! Ecco come via! Lui basta che mangia, sta qua sereno. Guardate come sta tranquillo. Mo mi si sta mangiando il microfono. Vuoi fare l'intervista, Manuè? Manuè, come chiamo? Manuè, dammi un bacino.
Andiamo bene, non si vedo. E Emanuele. E cogliamo. Amate sempre gli animali che loro non tradiscono mai, re. Grande Saverio, grande, grande, grande. Dai, capite che con un niente è riuscito a fare tanto. Con un niente, tra virgolette, ripeto, è riuscito a portare comunque il suo lavoro su un socio. E anche alla Calabria, in tutta Italia. C'è gente che lo ha criticato, cioè, perché quando arrivi in alto le critiche sono alla tante. Base, sono tante, sono tante. Sono tantissime, purtroppo. Lo salutiamo e lo invitiamo in una di queste puntate. Ti aspettiamo, anche perché qui Saverio, ti tocchiamo. C'è qui la tua capretta, se non viene non te la do. Beh, la sento. Ma io sono umano, tranquillo, stai qua, non dura qua. Saverio, con che ti fare io? C'ho la capretta. Mi dissocio. Ok? Mi dissocio. Ciao Saverio. Ciao Manuele. Di tu e per te, di solito, cosa esce? Cosa sono i per te? Fatemi un po' capire, perché non vi dimenticate che io vi ascolto. Me l'ero dimenticato. Purtroppo, certo, lo so. Me l'ero dimenticato. Mi per te sono dei video che TikTok seleziona per te. Decide di essere, che quei video sono adatti a te. Penso che a tutti in questo momento escano i video di Mare Fuori. Mare Fuori. Io amo Mare Fuori, una serie stupenda. Io ormai parlo napoletano, c'ho pure a casa con la mia ragazza. Amo, andiamo a dormire. Tastagit, Rosaric. Io sono la tua compagna. Tastagit, Tastagit, spara. Tu non appartieni alla famiglia Ricci. E perché? Perché sei liscio. Pure a te, no? Io non capisco perché, veramente, il regista... E poi c'era la canzoncina. Ti fettucciato forte, fettucciato forte, fettucciato forte, fettucciato forte. Carmine, madonna Carmine! Carmine sembra con la bocca aperta. La scena di Carmine? Vai. Andiamo fuori? No, andiamo a vedere qualche video nel tuo smartphone di Mare Fuori. Così lo facciamo vedere pure a chi magari non l'ha mai visto. Non ci credo, però. Poi, la malinconia di Cardotrap. Cardotrap c'è un personaggio con un malinconico. Sembra... Secondo me era figlio di Mario Merola, secondo me. Sembra così. Era figlio di Mario Merola. Cioè, tu pure in quel momento tu gli dicevi hai vinto 1 milione di euro. Cioè, sei un malinconico. L'ha saputo interpretare. Cioè... Viola, la psicopatica. È vero, mi sembra psicopatico. Gli occhi spalanca. La psicopatica. No, secondo me fare quel ti giuro, interpretare quel ruolo, secondo me è uno dei più difficili. Sì, è stato uno dei più bravi. Perché allora, secondo me, Viola, ti quando, amo. Quando tu odi un personaggio, è perché è stato bravo. Rosa! Mi per te pieni show. Il romane manna itta spa. Nava la cadinda va assai lontana. Tutte giorno penso che ci fatte male. Tutte giorno penso male. Questo è il primo giorno che guardo Mare Fuori. Questo è il secondo giorno che guardo Mare Fuori. Chist io terzo giorno che guardo Mare Fuori. Chist io quarto giorno che mi guardo Mare Fuori. Io sono Rosa Ricci. E tu chi cazzo si fa maricere quella che ha già fa? Ah? Proprio a te cercavo, grande Aces! Oh, oh, prof! La grandissima puttana al bocchino! Il Japong, ti manco primo! Portatela via, porta! La bomba te schifo! Scetano! Rosa! Ti voglio un mozzo! Sta grandissima puttana Aces! Portala via, forza! Tacchino, Taylor! Ti manco primo! Non mi occupavo io, c'è sto marfo! C'è sto marfo! C'è sto marfo! C'è sto mare forte, c'è sto mare forte, c'è sto mare forte. La sai tutta, la sai? Tutta la so. Ma chi è che non ha mai visto una puntata di Mare Fuori? Chi? Io non ho mai visto una puntata di Mare Fuori. Qual è il problema? Non fatevi burle di me perché posso punirvi. Ricordatevelo sempre. Detto ciò, a me l'aria di mare mi fa venire fame. Che mi fate vedere adesso? Un calvo al mare continua tu. Ma dici a me, cioè tu vuoi davvero sapere cosa fa un calvo al mare? Beh, facile. È sulla cresta dell'onda. Eccomo mazzichi, come si via. Guardatelo, va. Ah già papà, eccomo io. Mamma, mi è venuta una certa fame. Ma ti prepara mamma?
Vorrei tanto un piatto di gnocchi, ma a quest'ora come fai? E che ci vuole, mamma? Grazie, ma non so se chiedo troppo. Se c'è un vino rosso dal 68. Mamma. Grazie, ma. Buono comunque, complimenti. Fai attenzione a non sporcarti. Ah, mo sì che sto bene. Sai cosa ci vorrebbe? Proprio un bel pisolino. Tieni la coperta per dormire, su. Grazie, ma. Grazie. Va bene. Bella vita, che state facendo qua? Che stiamo facendo? Sto aiutando mamma ad asciugare i piatti. Ad asciugare i piatti? Non lo penso, scusa. Ma tu che ti pensi? Che io vengo qua a casa di mamma e faccio la vita del re. Io collaboro, lavoro, vero ma? Oh, no. Adesso pulisci tutto. Stop. Hai capito? La mia compagna poco fa mi ha detto: giù, ho notato che c'hai le pantofole con la scritta sport, le mutande con la scritta sport, il cappello con la scritta sport, e alla fine non pratichi nessuno sport. O dici tu? E il cibo da sport? Chi lo prenota? Io o tu? Io sto uscendo. Dove vai? A bere una birra al bar sport. Tutte le bambine quest'anno a carnevale, tutte da mercoledì. Tant'è che le mamme si sono portate a casa le figlie sbagliate. Che ci manca? Erano tutte uguali. Subito sono andata sul gruppo mamme. Gruppo mamme, buongiorno, sono Carmela. Per caso c'è mia figlia Angela a casa vostra? Che io c'ho una bambina di nome Chiara. Risponde Silvana. Silvana, sì, Angela, c'ho tua figlia a casa mia. Che poi ce li scambiamo, ci troviamo al bar e ci prendiamo un caffè. Un buongiornissimo. A dopo, ciao. È tutto uguale. Buongiornissimo caffè non può mancare comunque. Non sono nervoso, tutti questi caffè, sono nervoso, mamma, non ne voglio. Facciamo una tisana, buongiorno. Sta calmo e torniamo da mercoledì. Ah, e a proposito di mercoledì, visto che erano tutti uguali. Andiamo a vedere. Aspetta, visto che erano tutti uguali, il telefono a me mi squillava in continuazione. Ah. E non riesco a capire perché. Perché? Tu sei lo zio di tutti, zio Fester. Dove sei tu c'è Fester. Ecco perché. Che poi, l'ho detto io prima che lo dicessi tu. Se non erro, yeah. Ti hanno fermato, no? Giusto? Sì, mi hanno fermato per stavo lavorando. Io stavo lavorando col furgone. E mi fanno, ah, complimenti. È un ottimo carro questo. C'erano convinti che avessi creato il carro di zio Fester di mercoledì. Io stavo lavorando. Non ce la posso fare. Andiamo a vedere il video della canzone mercoledì. Di mercoledì. Che bella sta bambina. Bellissima. Comunque, non riesco neanche a muovermi, io mi sono scocciato questa giacca. Odio, in vita mia non ho mai indossato una camicia, una cravatta, io proprio le odio. La giacca, una richiesta, la possiamo fare? Cioè, penso che ce la meritiamo dopo due puntate. Vai, signora Petta, è possibile avere, che ne so, due bratelle piuttosto che una giacca e una cravatta? Ma, in fondo, ve li meritate, dai. Però giusto perché voglio essere buona. Sennò non vi meritereste niente. Dai, la prossima volta, bratelle accordate. Verrà un ospite. Insomma, chiudetela questa puntata. Comunque, dall'accento ho capito che non è di Milano. C'è stata una frase molto, diciamo, territoriale, diciamo. Comunque, ragazzi, noi vi salutiamo alla prossima puntata e vi lasciamo così. My head.